Vai, andiamo su Elden, vi faccio vedere la mappa così capite bene o male dove sono arrivata. Siamo qui. Ho esplorato questa parte qua. Poi ho fatto il leone, me ne sono dovuta andare. Ho sbloccato questa zona qua, ma l'ho rimandata. Stavo sbloccando tutta la parte del castello, ma qui sono arrivata a Messere di Fuoco Serpenti. Messner, come si chiama? Smasmer, Masseo. Come si chiama lui? Vabbè, lui. E poi c'è tutta questa zona che la devo ancora esplorare. E abbiamo questa zona che la devo ancora esplorare. Messmer, esatto, Messmer. E questa zona che è quella che sto facendo adesso. Ah, dovevo andare a recuperare... Ah, raga! Mio Dio, mi stavo dimenticando! E adesso ho una build full destrezza. E ho cambiato anche arma. Perché ora ho le lame rovesciate incisive più 25. Sono in full destrezza. Non so come andrà, perché boh, ho cambiato l'arma. Quindi ieri sono morta istantaneamente mentre le provavo. Forse non è il caso di provarle su un boss. Quindi adesso vado a riprendere i miei 100k. Erano finiti qui. Ok. Cos'è quella roba lassù? Aspetta. Fare il giro. E andiamo a sbloccare la mappa. E poi facciamo tutto. Posso chiedervi un consiglio di esplorazione? Cioè, vorrei andare a sbloccare la mappa. Però forse prima dovrei andare di qua? Non lo so, è tutto così immenso qua. Ah, qua c'è un bagaglio che forse mi può aiutare. Grande convallaria sepolcrale. Sono le stelline magiche, raga. Forse non si muore qui. Ma guarda, si scende, si scende. Easy. Posto. Ok, proseguiamo di qua per sbloccare la mappa. Sto leggendo La rivoluzione del Farnulla. L'ho quasi finito. Mi manca l'ultimo capitolo e l'ho finito. Devo dire che la vita di quel ragazzo mi destabilizza. Perché è l'antitesi di tutto quello che... io faccio e credo. E proprio per questo è estremamente affascinante. Cioè, una persona che non ha hobby, non ha passioni, non vuole fare niente nella sua vita e aspira a non fare niente. È la mia antitesi. È il mio anticristo. E proprio per questo è stato molto interessante leggere il suo libro. Wow. Cioè, guardate quanta mappa ha sbloccato. Partiamo dal fondo? Cioè, tipo, partiamo di qua e risaliamo? Anche se probabilmente sarebbe da fare al contrario, ma... Dato che lui parlava del fatto che la sorella appunto si è tolta la vita non trovando soddisfazione appunto dal punto di vista lavorativo, ha raccontato anche dell'altro fratello, perché lui aveva due fratelli. E ha un altro fratello, grande anche lui, da quello che ho capito, pure lui non se la passa benissimo perché non riesce a trovare comunque un luogo lavorativo in cui essere felice. Quindi secondo me, allora, lui veniva spesso e volentieri sgridato, cioè più che sgridato veniva quasi bullizzato dal suo capo. Questo ragazzo appunto che invece un lavoro l'aveva trovato, lavorava in un'azienda ed era anche piuttosto bravo. Però veniva spesso vessato dal suo capo perché questo continuava a dirgli... Vista veramente splendida, concordo. Continuava a dirgli che lui fosse una persona totalmente priva di personalità. Che fosse una persona che c'era o non c'era, non faceva nessuna differenza. Che appunto non aveva hobby, non aveva passioni, non trasmetteva niente. Né bello, né brutto. Il nulla. E lui in questo libro ti racconta proprio come ha iniziato a fare di questo nulla che lui esprime una forza. Ovvero lui un giorno si è licenziato e ha detto basta, io da oggi non voglio fare più niente. E ha scritto questo libro dove parla proprio di questo suo percorso in cui fa niente a noleggio. Ovvero se ci sono delle persone che magari vogliono andare, che ne so, a un concerto. Ricordiamoci sempre che parliamo del Giappone, quindi parliamo di
problematiche anche dal punto di vista proprio di relazioni, amicizia, molto forti e molto sentite. E lui parlava del fatto che ha delle persone che per esempio vogliono andare a un concerto, non hanno nessuno con cui andarci e quindi lo noleggiano. Lui non si fa pagare, fa tutto questo assolutamente a titolo gratuito. Si fa pagare solamente il viaggio di andata, il viaggio di ritorno, perché giustamente non è che ci può rimettere soldi in tasca sua. Oppure, che ne so, tu lo chiami, gli mandi un messaggio e gli dici: ciao, voglio andarmi a prendere un cappuccino da Starbucks. Non sono da sola, sono da solo. Mi faresti compagnia? Sì, lui viene, si prende il cappuccino con te, glielo offri tu e poi se ne va. E non parla di niente. Non ti ascolta nemmeno più di tanto, semplicemente c'è, che infatti lui dice sempre, fa, il mio non è un servizio di ascolto, fa, io non è che faccio volontariato, non sono un buon samaritano, ha letteralmente detto in accento giapponese, fanculo tutti, sì, cioè lui dice, io non sono un buon samaritano, non faccio volontariato, non me ne frega assolutamente niente, vabbè, che poi dice queste cose anche secondo me per prendere un po' di distacco dai suoi clienti, passatemi il termine. Però più di una volta, anche nel libro, cioè, racconta che invece ha accettato alcune richieste perché magari c'era questa ragazza che era finita in ospedale dopo un overdose e lui è andato a trovarla anche più di una volta. Ehi, qua c'è il trappolone, guarda. Ah! L'ho preso, ma ha spaventato lo stesso! È bello che lo sapevo che mi stava per attaccare, ho anche detto, guarda che c'è la trappola, però niente. Oh, ero pronta, ma mi ha spaventato uguale, eh. Cioè, non è cambiato. Io farei fuori anche questo. Devi allenarti a usare bene la skill, sì. Che faccio a triggerarla senza farmi... senza farmi prendere? Senza farmi catturare? Oh! Devo morire qua, eh. Via, 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 via. Adesso volevo usare la skill, ma non la so usare. Volevo usarla per uscire da questa situazione. Ti provo. Sto riuscendo a usare la skill. Se lui non è il migliore con cui allenarsi, però, per usarla. Grossi danni, però attacco molto velocemente. Devo imparare a usarla questa qua. No, volevo andare verso sud in realtà, volevo andare qua. Faccio tutta la costa. No, non ho cambiato i talismani, avete ragione. Questo devo cambiare più che altro. Cosa possiamo mettere con questa nuova build su Dex? Attacchi concatenati? Colpo finale, qui colpo finale degli attacchi concatenati, effettivamente. O se no mettiamo quello che mi fa diventare sempre più forte a mano che... quello che mi fa diventare sempre più forte mano a mano che sconfiggo i nemici. Dai, mettiamo questo per ora. Qui secondo me si muore. Sa che devo andare sopra. Ma certamente, Cree. Sì, ma sicuramente anche malinconia di fondo la sua. Perché se la sorella appunto se n'è andata in quel modo, è normale che la cosa ti segni, volente o nolente, quindi... Appunti sulle tecniche di creazione stilati da un discepolo che seguiva i precetti della Santa del Sonno. Tuttavia, quello che appariva come un dolce abbraccio si rivelò un vellutato abisso. Vaso del Sonno Eterno, attenzione. Ah, la mappa. I prati coperti di sgargianti fiori blu dominano dall'alto sul litorale punteggiato di colossali sarcofagi, di origine sconosciuta. A est il picco frastagliato svetta fino alle nubi. Tarisland non mi viene proprio da dargli nessun tipo di fiducia. Cioè, mi sa proprio di quegli MMO che durano un mese se va bene. Non che Throne Liberty avrà probabilmente un destino diverso, eh. Però, se proprio dovessi puntare su uno dei due... Ops. C'era il burrone. Non c'era al di là.
Adesso io come ci sono arrivata lì? Aspetta un attimo. Dove cavolo ero? Dov'è la mia roba? No. Dove sta? Erano pure tante. Quello è il cadavere di un gigantesco drago, sì. Non ho capito se è il cadavere di Blade, ma credo di sì. Questo tizio? Ah, sono io. O no? C'è qualcuno che utilizza... Il mio stesso set. Dunque, io voglio provare ad andare nella parte sopra. Proviamo a fare tutto il giro largo. Ah, sono alberi mossi dal vento. Dicevo che era una creatura. Questo sembra l'omino che saluta come uno scemo. A me pare che Maria se la viva splendidamente. Andiamo dal boss? Dai, riprovo. Ma avvelenato. Porca miseria, ma avvelenato. Allora, impariamo a usare sta skill. Così. Non capisco se sta affogando, se sta morendo. Che cacchio fa sta creatura? No, il veleno! È andato. Non mega puzzo. The Flintstones. Au! Mi mena con la barca. Ma che poi è uguale a un altro che c'era nel 3. Beh, cosa ha fatto? Niente. Volevo triggerare l'attacco, ma non ci sono riuscita. Boh, era come se il personaggio scivolasse. Ricettario di Tibia. Vediamo un po' il signor Tibia. Sì, questi c'erano anche nel base, esatto. Appunti sulle tecniche di creazione dei marinai, più antichi tra i custodi di tombe, descrivono un antico metodo di evocazione dei defunti, illustrano come creare chiamata di Tibia. Ah, siamo qua su. Io volevo andare di qua, però. Vabbè. Andiamo di esplorare questa zona. Ma nei giorni normali non vorrei essere maschio, infatti. Solo in quei giorni lì. Sono tanti mister scheletrini questi. Intanto ne fa dei danni, eh. Oddio, non so se c'è un cap massimo di livello. Penso di sì. E ridere! Non sei neanche alzato. Riderissimo. E noi ci crediamo tanto fighi, no? Essere nati come esseri umani. In realtà la totale incoscienza è la vera... Io... Ma pensa a rinascere Baloo, esatto. Cioè, tu ci pensi che bella vita? Sì, 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 coccolato. Quando vuoi... Miau! E ti viene dato quello che vuoi.
Davanti boss? Oddio. Ho parecchia roba, mi scoccerebbe perderla qua. Svalutiamo i sonnellini di Baloo. Immagine, trova la strategia giusta per conquistare e diventare imperatore del mondo. Guarda, se Baloo si candidasse, io lo voterei. Col boss. Cielo del rito di morte. 176. Campa di roba. Voglio buttare. Oh, il mio cavallo? Allora, mi sa che prima c'è da far fuori... sono da far fuori gli altri uccelli. Oh! Quanti sono? Ah, ci pensa lui. Mi sta beccando. Ah, preso. Mi piace che sta sul ciglio lì del burrone, però. Brutto, ma preso. Consideramento. Allora, andiamo a riprendere prima di tutto le mie cose. Nessuno mi deve rompere le balle mentre prendo le mie cose. Okay. Bella sta musica. Scemunito. Vabbè. Il problema è che o prima li ripulisco tutti o è un po' un casino. Però l'importante è che tu non ti sia fatto nulla di irreparabile. Guarda al lato positivo, che con la moto purtroppo è facilissimo farsi super male. Muoio un po' più indietro. Perché faccio a buttarla. No, oh, sono sti bastardi qua, guarda un po'. Mi fanno un sacco di danni. Sono proprio loro. Guarda lì. Sono loro. No, sono loro. Assolutamente loro. No, è Lily, niente, la passeggiata. Lily, ti prego. Dai, spostati, Lily. Non vedo niente. Lily, vai in mezzo proprio. Dai. Miau,
sì, miau, però non puoi far così. Ho capito. È un po' impertinente fare così. Ok, ci sono. Questa arrivata si è piazzata in mezzo, cioè proprio in mezzo. Ma quanto mi manca livellare? 40k. Beh, in realtà 30, 35 circa. 35k li posso fare. Lily è l'unico vero boss di Elden Ring. Ah, sì, sì, quando arriva lei parte la vera modalità hardcore. Meglio i cani, in questi casi riempi la stanza di cuscini e stanno tranquilli. Lily non sta tranquilla. Oddio, dipende dai cani, Mabel. Devo dire che il mio Rocky se la dormiva abbastanza. Adesso io non so più dove mettere i punti. Li metterò su tempra. L'arcap è 80? Sì, ma già a 75 dicevano che è sufficiente. Posso iniziare a mettere anche tipo delle armature un po' più pesanti. Vediamo se c'è qualcosa che mi dà le difese aumentate, per esempio. Oltre alla corazza da veterano. Non è così incredibile quella di Radahn. Questa qua della solitudine è meglio. Vediamo se ce n'è qualcuna ancora più pompata. Ma mi sa di no, perché quelle pesanti sono quelle su. Sì, sì, le pesanti sono tutte sopra. L'elmo, credo di avere l'elmo più pesante di tutti. Quindi credo questo sia l'elmo più grosso. No, ok, come difese è quello che sto usando io è il migliore. Cioè, questo qua è proprio il migliore. È pesante, ma mi dà un botto di difese. Poi, guanti. Tipo qua già abbiamo solitudine, che è migliore. Il cavaliere esule non è male. Però mi cambia da 4.6 a 4.9. 28 di robustezza contro 21. La robustezza è buona. 30 il campione bestiale. 4.4. Però poi ha tutto il resto in meno. Poi stivali. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa di meglio. Già questi sono meglio. Solitudine. Tutto il set della solitudine. Tutto set pesante questo qui. Il set della solitudine. Com'è l'elmo della solitudine, per curiosità? Questo è. Voglio vedere di quanto cambia rispetto all'altro. A quello che sto usando io, che è questo. Uff. Cambia veramente tanto. Mi sono cambiata. E sono ancora in medium, così. Cioè, sono pesantissima, ma sono ancora a carico medio. Eh sì, perché aumentando tanto la tempra. Cioè, è come se fossi in armatura pesante, ma col vaso in testa. Esatto, bellissimo. Ecco. Tra l'altro ho anche speso il mio punticino, quindi posso andare a fare il boss senza impazzire. Mi conviene toglierlo lock con lui. Non so. Che mi cambia troppo la cam quando è lockato. Secondo me la sua testa è debolissima. Con le beccate me li fa, anche con sta roba. Devo stare attenta a non farmi assiderare un'altra volta. Il problema suo è l'assideramento.
attenzione qua all'assideramento. Fammelo passare. Mi rappresentava quella roba. Ah, sei vivo. Comunque mi trovo da Dio questa build. It's really strong. Indeed. Really, really strong build. I like it. L'abilità di queste armi è questa, no? Schivata e poi fai l'attacco. Fai pam. Sarebbe questa. L'ho usata per schivare, per togliermi di mezzo. Che ne pensi in generale delle critiche sulla difficoltà del DLC? Penso che siano inutili, perché questo gioco ti permette veramente di fare una quantità di build che vanno a rompere il gioco in più parti e in più punti. Quindi secondo me è pigrizia della gente che non ha voglia magari di sperimentare delle build diverse. Perché, per carità, guarda, anch'io sono una che non ribilda, perché non ho voglia di ribildare. Però se mi trovassi in difficoltà, lo farei. Beh, se proprio vedo che una sfida non riesco a superarla, ribildati il PG e fai una build che ti è più congeniale, con cui ti trovi meglio. Non ha senso fare polemica per chiedere di nerfare un gioco che è divertente perché è difficile. Cioè, la cosa divertente di questi, dei giochi di From è proprio che sono difficili. Loro hanno accontentato l'utenza questa volta, perché Elden Ring, a differenza degli altri Souls, ha venduto tanto. Che gli altri Souls comunque erano un pelo più una nicchia. Cioè, sì, conosciuti, ma non giocati, eh. Perché i Souls-like, cioè tutti gli altri Souls, estremamente conosciuti come giochi. Sì, mettici anche Bloodborne, mettici Sekiro. Tutti molto conosciuti, ma non così tanto giocati, eh? Erano abbastanza una nicchia. Elden Ring ha fatto qualcosa di incredibile, no? Si è posto in cima alla catena alimentare. Però a che prezzo? È il prezzo del comunque ovviamente accontentare di più l'utenza generalista, l'utenza un po' più casualona. Che ci sta? Va benissimo, non c'è nulla di male nel farlo. Però, una volta che hai visto che comunque che questo gioco ha un sacco di build possibili e immaginabili, che senso ha criticare la difficoltà del gioco? Quando sai che è un gioco fatto per essere difficile. Il punto non è che questo DLC è troppo difficile. Perché da Souls player vi dico, non è affatto difficile. È che Elden Ring era troppo facile. È quello che è diverso. Perché io ricordo di essermi bloccata veramente in pochissimi punti. Io ho trovato estremamente complicata Malenia, che era difficile con la build che avevo io. In realtà, volendo, sapevamo che come spaccare Malenia. Piche o lacrima, build sanguinamento o assideramento e te la facevi. Cioè, esatto, cioè il gioco ti offre tanti modi per battere facilmente quelle che sono delle sfide. Poi sta a te volerlo fare o no. Personalmente non mi è andato di farlo, cioè sapevo come battere Malenia facilmente, mi avevate fatto una testa così con sta cacchio di lacrima, stotiche, assideramento, sanguinamento, sapevo quali fossero le build forti. Non mi andava di farlo perché mi piace comunque che questo gioco abbia un certo grado di difficoltà. Lo gioco per questo motivo, se no non lo giocherei ad altro. Poi per carità lo si può giocare anche come si gioca un normalissimo RPG, eh.
Però secondo me il bello di questi giochi qui sono proprio, è proprio la difficoltà. Quindi per me non ha senso lamentarsi della difficoltà quando puoi benissimo farti delle build sbroccate e quando sai anche come farle, perché ti basta aprire Google e ci sono mille guide di build sbroccatissime. È vero che questo DLC è più difficile rispetto alla media di Elden Ring, ma è che Elden Ring che vi ha abituati molto bene. Perché gli altri Souls erano lacrime e sangue, ma li giochiamo, ma è la motivazione per la quale li giochiamo. Aspettavo anche un grosso danno. No, questo fa danni grossissimi. Chi è che mi spara le frecce? Ormai veleno per veleno. Ricettario del sommo potentato. Allora, gli utenti casual non sono un problema. Lo sono nel momento in cui pretendono che venga abbassata una difficoltà perché non hanno voglia di cambiare build. Allora lì mi diventa un problema. Perché, ripeto, se sei in difficoltà, basta andare a cercare una build sbroccata. Ce ne sono un botto di build magiche con cui li apri così, boss. Sono d'accordo con Thread Raccus che questo DLC sia molto caotico. Ci sono delle boss fight che a me non sono piaciute. In primis quella del leone. Il leone secondo me è proprio brutta. Ed è un peccato perché lui è fighissimo. Cioè lui è esteticamente davvero figo. È un bel boss. Ma è troppo caotico. Troppo, troppo, troppo caotico. Cioè non ti fa capire niente. La telecamera è una merda. Allora, il problema non è che il DLC è difficile. Il problema è che hanno voluto aumentare artificialmente, secondo me, la difficoltà del gioco, facendo dei giochini con la telecamera. Per esempio, l'ippopotamo d'oro. L'ippopotamo d'oro, ragazzi, è un disastro anche quello, eh. È troppo grosso. Guarda, io l'ho fatto dove la metà della sua testa era dentro il muro. Cioè, non riuscivo neanche. Cioè, quando gli rompevo la poise, gli rompevo la stabilità. La sua testa era dentro il muro. Io non riuscivo ad arrivarci. E no, il punto non è che non sono capaci, perché loro sono benissimo capaci. E che è difficoltà artificiale quella. Ok. Peggio della telecamera della bestia ancestrale. Anche quella non scherzava, vero? Quella con Leone stessa cosa, perché il leone saltava, rotolava su se stesso. Anche lì la telecamera girava di continuo. E guardate che la telecamera non era tanto meglio neanche con. Oddio, un altro ippopotamo. Non era tanto meglio neanche con Rellana, Perché guardate che anche con Rellana la telecamera faceva così. Cioè, io ero costantemente così. Cioè, a me una certa mi stava venendo il mal di mare. No, sa che mi butta di sotto. Lucky. Però Rellana è stato un bel combattimento, secondo me, perché era piccola e almeno ci stava tutta dentro la cam. Quindi anche se la cam girava su se stessa. Ma sì, ma immaginavo che mi avrebbe buttato giù. Anche se ci stava, era comunque fastidioso avere la cam che girava in tondo costantemente. Ha fame l'ippopotamo. Però è stata una bella boss fight. Assolutamente sono d'accordo. È stato un bel combattimento. A me è piaciuto molto quello di Rellana. Come ha detto però un ragazzo in chat mentre la stavo combattendo, far sì che un boss giri su se stesso su un perno è un po' difficoltà artificiale. E io sono d'accordo. Perché per ora tutti i boss sono un po' così, eh. Ma anche Mesmer lì, cioè anche lui, quando entra nella seconda fase, tu lo locchi, non si capisce un cazzo.
mamma mia, questa armatura. Ho tutte le difese. Ma sono senza arma, ma che cacchio sto facendo? Ma perché sono... Aspetta un attimo, fermati. Ok, perché ero senza arma? Castrata. Tipo già sto boss qua me lo metti in mezzo a una foresta, è meglio che averlo in una stanza dove si... Oh minchia, dove si lancia contro il muro. Beh, oddio. Bloccandolo è comunque un po' una merdina. Lo devo lottare. Basta stargli lontana dalla bocca. Vabbè, praticamente sto tankando tutti i colpi con le pozze e l'armatura. Non gliene ho schivato uno. Vabbè. Gli omini che salutano come degli scemi. Boh. No, guarda chi ce l'ha. Ah, sono qui. Sono in combat, volevo vedere se qui c'era qualcosa tipo una grazia. Ceneri di uccello becchino. Ah, volendo possiamo sammonare un uccello becchino. Ma le fiamme arrivano fino a qui? Oddio. Allora, io ho poche pozze. Io ci proverei anche a farlo, però... È salito? Ah no, ok. Voglio prima vedere... Voglio prendere tutto quello che c'è, nel caso. Vedere se c'è una grazia, qualcosa qui. Ma mi sa che non c'è proprio niente. Il problema è che non posso neanche guardare la mappa. E questo mi sembra diverso dagli altri. Questo mi sa che lo devo affrontare a cavallo. Non riesco a capire... come affrontarlo lui. Se è tutto così ci mettiamo 600 anni. Beh, allora aspetta. Prima di tutto mi metto delle difese di fuoco, ma c'ho due pozze, dove vado? Vabbè, ma non è possibile! Ma dai! Ok, vai, proviamo ad affrontare... niente.
Codere. Ah, di nuovo. Quanto gli sto togliendo? Non vedo la vita sua. Come non gli sto togliendo niente? Allora era in basso. No, dai, non è vero. Ma che c***o dici? Non ho parole. Dai, ma non ho parole. Ma l'ho fatto 600 volte. Arbitro. Che questo sia un indizio. Più che altro perché quassù non c'era niente. Cioè, mi fa arrivare quassù, ma non c'era assolutamente una mazza. Quindi il fatto di andare quassù probabilmente mi serve. Necessario. E qui gli devo lanciare qualcosa là sopra. Essere tipo tutto. Forse devo farlo esplodere tipo. Mi serve sicuramente qualcosa di esplosivo da lanciare. Perché infatti quel punto lì era... era una telefonata. Mi tiro il vaso vulcano. Oppure esatto, un vaso col ghiaccio è una buona idea. Non so se c'è. Sono i vasi congelanti? Esistono? Vasi per congelare? Perché, sì, ma non hai la ricetta? Ah, quindi non lo posso battere. E quindi devo andarla a prendere. Ah, non è vasi congelanti? A me verrebbe prima di tutto da assiderarlo. Però non ci sono... cioè, non ce li ho, mi sa, i vasi assideranti. Quindi non posso farci nulla. Posso al massimo provare, esatto, a cospargerlo d'olio o a farlo esplodere. Proviamo.
Che non so neanche quanta roba craftare, effettivamente. Allora, vediamo se questi vasi hanno effetto. Non mi devo allontanare. Cavolo, mi spiace, cavalca. Ho lanciato il vaso. Il problema è che io non li so nemmeno lanciare sti vasi, non li ho mai usati. Ok, hanno effetto. Hanno effetto, hanno effetto. Però mo li devo craftare. Ah, non, ma non posso. Solo due? Vabbè, potrò fare anche questi piccoli, immagino. Ah, perché mi servono... perché sono tipi diversi e ne posso fare solo tot. In generale si capiva che voleva che tu gli lanciassi qualcosa, perché era proprio la conformazione del terreno a suggerirlo. Perché c'era una zona dove io potevo saltare, era sopraelevata e non c'erano ricompense. Cioè, la prima cosa che io ho fatto è stato proprio salire e esplorarla tutta per cercare delle ricompense. Non c'era un cavolo, c'erano due cacatine. Quindi da lì fai 2 più 2 e dici, ah ok, quindi vuol dire che sta zona te l'hanno messa perché devi andare in alto e lanciare qualcosa all'interno. Visto che comunque lo abbiamo visto, questo è un po' diverso dall'altro, però l'altro l'avevamo visto che ti prende e ti butta all'interno del suo calderone, no? E quindi quando ho visto sta zona qua senza ricompense ho pensato istantaneamente, devi saltare su e devi lanciare qualcosa. Esatto, perché c'è la corrente ascensionale, quindi ti fa capire, cioè esatto, il level design ti fa capire che comunque devi salire. No, poveri alberi. Adesso lo facciamo avvicinare per bene. Sono un fair, sono d'accordo. Sì, sì, perché... vabbè. Devi cervellare un attimino. E ti prendi una caterva di danno. E di nuovo ho sbagliato. Che mi volevo curare. Il problema è che lo devo anche riuscire a colpire in tutto questo e mi devo pozzare pure. Non è facile colpirlo. Perché poi van tirati pure dentro, no? È un disastro. Non l'ho preso neanche una volta ancora. Il problema è quello. Oh vai, vabbè, ma non gli tolgo niente. Come fai? Scusami qui.
anche se gli ho tolto qualcosa. Solo i vasi grandi. Ma scusami, allora è impossibile. Come faccio solo con i vasi grandi? Ma così non può morire. Oh raga, mi sa che lo lascio lì perché non sto capendo. Non sto capendo come. Cioè, se ne posso fare solo due. Usare quelli che si creano col collezionabile che ti hanno droppato gli altri mob come questo? Devo trovarne altri? Tipo questi? Cioè, ma posso usarne di più tipi diversi? Tipo questo, tipo boh, rancore, tipo questi? Devi trovare altri vasi incrinati. Devi trovare nei dungeon gli altri per farne di più. Ah, perché ogni ricettario me ne sblocca, cioè mi sblocca la possibilità di farne di più? No. Uno ricettare i propri vasi incrinati che si trovano. Ah, devo trovare un oggetto che mi aumenta gli usi. Ok. Vabbè, sta roba è... Vabbè, direi che lo lasciamo lì allora, per quanto mi riguarda. Per ora it doesn't make any sense. Dunque, prima eravamo scesi qui. Ah, e poi siamo saliti di qua, è vero che ho fatto il boss. Quindi se io voglio proseguire ed andare invece lassù. No, di qua. Ah, anche lassù dobbiamo arrivare, mi sa. Chissà se ci si può salire sulla cima di Blade. Ah, sono col vaso, fuck me. Ah, ma sono senza le armi di nuovo. Dicevo, non riesco a colpirla, grazie al piffero, sono... A me non sembra così in alto qui. C'è la spiaggia, ci siamo già andati. Cosa Cristo è? Cosa sono ste palline di potere? C'è qua? Eh sì, eh già. Parole incise si fondono. Qui abbandono i miei dubbi e la mia vacillazione. Germoglio sanguinettare. Arriviamo in fondo e vediamo che cosa c'è. Questo posto comunque è bellissimo. Sembra veramente un posto incantato. In questo Elden Ring, cioè in questo DLC, hanno messo delle atmosfere, delle ambientazioni davvero molto fantasy. No. I mini che salutano come gli scemi. Oh, c'è un gigante.
Illuminerò sul cube. Ouch. Non la spada, signor gigante. Preso in faccia. Ci arrivo, non lo meno qua. Venerò sul culo. Di nuovo sul cube. Aia. Stare attenta che questo mi lancia di sotto. E mi ha missato. Malamente. Aspetto familiare. Si tratti di amico, spero non parlasse del gigante. Mi ricordo che cosa servisse la convallaria sepolcrale. Era uno strumento di craft. Vediamo qua su più che altro. Mister Belty, ciao! Grazie per il Prime, benvenuto. Mister. Per migliorare le vocazioni. Ah! Devo fare signor Scheletrini. Giusto, giusto. Che è sto schifo? Pensavo di essermi incastrata sulla mappa, invece erano le melme. Tecnicamente mi ero incastrata nella mappa. Ah, ma si scende! Si scende, signori, si scende. Non me ne ero accorta, ma qua c'è un passaggio. Piano piano. Ah, ancora quelle melme. Pieno di quelle melme schifose. Aia. Stare molto attenti qui. No, allora qua muoio, aspetta. Qua muoio sicuro. Mi sembra il punto meno alto. Ok. Lo so che col cavallo rischio, ma col cavallo se mi butto troppo in giù almeno posso fare il doppio salto e ritornare su. Verranno ignorate. Avanos. Però non si vede niente. Io ho tolto, cioè, per mettere sti vasi. Ah, infatti no.
che spettacolo! Wow, no, raga, che figata! Mi scoccio da morire a slogare qua! Ah! Quando torno, siamo qua. Sì. Quando torno, si prosegue da qua. Ma è folle pensare a quanta roba hanno fatto. Ma secondo me puntano a vincere di nuovo la GOTY. È veramente un gioco intero. Io non mi aspettavo un lavoro simile, sinceramente. Cioè, fossero tutti così, DLC, ragazzi, veramente saremmo a cavallo. È gigantesco. Pazzesco. E poi mi sono trovata super bene con la build, devo dire. Mi piace molto la build nuova. Se la trovo addirittura più snutellosa di quella della Zana delle Miere. Cioè, un sacco di danni fatti molto velocemente. Ho proprio snutellato oggi. Bello, bello, bello. Carina molto questa build Dex che scala in S.